organizzato dagli aeroporti di Roma, al quale va il mio primo ringraziamento per aver organizzato questo evento qui con tutti voi, e alla presenza dell'ambasciata attraverso il ministro consigliere Santa Samina Cresci, che sta qui accanto a me, che vi parlerà un po' del Canada. E per noi questo è un appuntamento molto molto importante, perché sicuramente Air Canada ha una presenza in Italia da oltre 30 anni, quindi è sempre rimasto ed è continua ad essere un mercato molto importante per noi, però nel futuro è oggi e diventerà un mercato sempre più strategico, e l'ampliamento di questo volo ne è una testimonianza importante. Noi già avevamo doppi voli giornalieri da Roma verso Montreal e Toronto, questo terzo volo si aggiunge al nostro operativo, e creando maggiori opportunità per i nostri customers, per i nostri passeggeri da entrambi i lati dell'oceano. La particolarità e la novità molto importante di questo volo è l'orario nel quale parte, che per operazioni in Nord America è un'assoluta unicità, quello di partire in un bunk che è pomeridiano, e quindi nel senso consente un maggiore utilizzo da parte dei passeggeri qui in Italia, che possono arrivare con più comodità in aeroporto, attraversare l'oceano ed arrivare, come dico sempre io, giusto in tempo per essere a cena e godersi la serata. Quindi sicuramente è un aspetto molto importante l'orario, perché tutto quello che noi facciamo ruota intorno a quello che i nostri passeggeri ci chiedono. Testimonianza di questo fatto è che questo volo è stato in termini tecnici inserito nel sistema in meno di 2 mesi fa, come il volo che avete visto appena arrivare, che si trova lì fuori, l'aeromobile, nel senso abbiamo voli pieni tutti i giorni. Quindi questa è la testimonianza più importante di come siamo stati in grado di rispondere alle esigenze dei nostri passeggeri aggiungendo questo volo. Quindi sicuramente l'Italia è un mercato strategico, rimarrà un mercato strategico ancora più importante per Air Canada, sicuramente questo insieme al quello che il dottor Schiponi stava accennando, il fatto che noi operiamo ormai da questo scalo tutto l'anno senza interruzioni, e allo stesso modo nel sistema Italia lo facciamo qui da Roma, lo facciamo qui da Milano. Quindi nel senso l'Air Canada vuole continuare ad investire in questo paese per rappresentare in questo senso un gateway molto importante per tutte le comunità in Italia che vogliono andare in Canada, ma anche più importante per i nostri connazionali di discendenza canadese, che sono numerosissimi nel Canada e che vengono a visitare il nostro paese in continuazione. Quindi sicuramente, nel senso, vorrei concludere e non tenervi troppo ricordando l'aspetto fondamentale per il quale oggi siamo qui. Questo volo rappresenta sicuramente molta più opportunità per attraversare l'oceano, molta più opportunità per arrivare in Canada e attraverso il Canada per raggiungere il resto del continente nordamericano. Una cosa che mi piace sottolineare a tutti quanti voi è come in realtà tutte le rotte che si muovono dall'Europa verso il Nord America passano sopra il Canada, e quindi nel senso Toronto e Montreal, che sono i nostri hub nell'East Canada, sono un perfetto gateway per il resto del continente nordamericano. Quindi in questo senso è anche un'operazione strategica, perché sicuramente questo volo con questa partenza faciliterà l'accesso a Toronto e Montreal per tutti coloro che desiderano andare lì come ultima destinazione, ma libererà questa capacità nei nostri 2 voli della mattina per poter fare scalo in Toronto e Montreal, che sono degli hub fantastici per poter raggiungere tante altre località nel Canada e nel resto degli Stati Uniti. Quindi detto ciò, io vorrei ringraziarvi ancora della vostra presenza, ringraziare Aeroporti di Roma, e passo la parola al ministro consigliere Samina Crescita.